Siamo con Frankie Energy in gara stasera a Sanremo con i due pezzi Un uomo è vivo e Pedala, quindi benvenuto e grazie. Raccontaci un po' di questo carrozzone sanremese, com'è? Ah, è un caravanserraglio, nel senso che sembra davvero che sia arrivato il circo in città ogni volta che inizia il festival, dalla domenica che precede la settimana santa e alla domenica successiva, questa città che normalmente è tranquilla, mite, piacevolmente balneare e un po' âgée, molto si popola di creature straordinarie, mitologiche. Le persone che chiedono gli autografi normalmente hanno sui 60 anni e sono organizzatissime, alcuni si prendono una settimana di ferie o decidono di dedicare una settimana della propria pensione. All'esperienza del stare a Sanremo, negli hotel dove normalmente alloggiano i cantanti e le varie, e accumulare materiale, fotografie, riprese, autografi per poi poter tornare a casa e dare la loro versione di Sanremo alla parentela, agli amici. Ed è una cosa malinconica e liturgica, squisitamente romantica e molto delicata, che noi cantanti di Sanremo abbiamo l'opportunità e la fortuna di poter vedere e toccare con mano. Ma è veramente, ci sono dei momenti pasoliniani, felliniani e delle sfumature di Monsieur Hulot che sono fantastiche. Senti, parlaci un po' dei tuoi pezzi in gara, una metafora della la vita usando la metafora della bicicletta, che io trovo assolutamente geniale, da maestro grazie di parole quale grazie, sei, grazie. E l'altra molto bella, però forse meno di impatto a un primo ascolto. Senz'altro, Un uomo è vivo, alla quale ti stai riferendo come seconda, quella che diciamo non è passata alla finale, e è una canzone dalle tinte più pastello rispetto a Pedala, e proprio queste nuance di tonalità narrativa che ho usato trattando un argomento delicato per me, perché parlo del ritorno nella casa che fu dei miei genitori, che adesso non ci sono più. La casa non l'ho trovata vuota, inanimata, l'ho trovata piena di vita, di vitalità. È stata un'esperienza vivificante, perché i mobili che ci sono, i suppellettili, mi raccontano la mia storia, quella dei miei, e mi hanno aiutato a levare i galloni da genitori a due persone umane veramente straordinarie, e al punto da farmi fare la riflessione che c'è un istante accaduto il quale da quel momento in poi si è diventati i propri genitori, e che è un'esperienza bella, dolcissima, e che auguro a tutti di fare, cogliendo il sottile sorriso che c'è dietro questa esperienza. Mentre Pedala, il brano che è stato giudicato il migliore dal pubblico, dal televoto e dalla sala stampa, è una canzone più, senz'altro più energica, più immediata, più tuo stile anche forse. Forse è esatto, più simile alle mie produzioni del passato, e anche se, ripeto, il mio album Esseri Umani è un album che per me è stato sorprendente comporre, e spero che questa esperienza sia esce il 20 vissuta. Esce il 19 di febbraio. Oggi. È già disponibile, se andate su iTunes già lo potete comprare. Ed è un bel disco. E Pedala racconta appunto la vita utilizzando la bicicletta, la parabola della corsa, e anche la meccanica e la fisica che sottendono la pedalata come immagine. E tra l'altro è divertente, qui siamo a Firenze, esatto. È divertente che un amico fiorentino, se non sbaglio, Paolo Belli, appassionato di ciclismo, ieri ha mandato un videino in cui mi sottolinea che c'è una strofa, l'inizio della seconda strofa, nella quale dico: se è libero il pignone, lo sceglie la corona che attraverso una catena condiziona il moto del sistema. E mi ha segnalato che il pignone non è quello che sta dietro, che quello è il rocchetto, il pignone è quello alla quale sono attaccati i pedali. Quindi ho toppato, ho fatto una voragine narrativa incredibile, e sono molto contento che ci sia Paolo Belli, che è un bravo musicista, e che soprattutto che uno che di biciclette se ne intende, mi abbia segnalato questa cosa.
Senti, a Firenze che rapporto hai con la città? Vieni, dove vai di solito a suonare? Se ci capiti spesso? Ma purtroppo non ci capito spesso, con la città ho un rapporto piacevole ma saltuario, ahimè. E i luoghi a Firenze in cui ho suonato più volte sono stati la FLOG, sono stato al Tenax, al Teatro Viper, se non sbaglio. Il Viper. E in alcune occasioni di piazza, già in passato mi ricordo, davanti all'ospedale degli Innocenti. Bello. In piazzetta Santo Spirito. Santissima Annunziata. E invece di là dall'Arno c'è un'altra Santo piazza, Spirito. Santo Spirito, dove ho fatto parlo del 92, un bel concerto divertente. E comunque sempre piacevole tornare a Firenze, ci sono molti amici e comunque sia una di quelle cose, di quei luoghi dove stare con il naso all'insù, avessi voglia di un cuscino a poter guardare coricata quella città, da quanto è bella. Senti, io ti ringrazio, se fai un saluto a Full, questa rivista. Così allora, io sono Frankie Aie Energy MC e voi siete il pubblico di Full. E per citare un famoso imprenditore americano, be hungry, be full. Grande, in bocca al lupo. Crepi il lupo.